La certezza di una messa a punto perfetta viene dalle spietate curve del Nürburgring, il tracciato tedesco che resta uno dei più difficili e completi al mondo. E proprio sul circuito del Nürburgring, i tecnici della Chevrolet stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli della versione europea a pochi mesi dal lancio della sportiva americana nel vecchio continente, uno dei miti dell'automobilismo mondiale. È la nuova coupé Stingray, la versione più sportiva e potente della Corvette, quella che alloggia nel cofano le motorizzazioni più potenti, e la stessa che viene impiegata anche per il settore corse del marchio, sia con vetture ufficiali, sia con la partecipazione di privati. Il Nürburgring, del resto, è la sede migliore per mettere a punto un nuovo modello, in particolare per quanto riguarda l'impostazione di sospensioni e sterzo. E i tecnici Chevrolet si stanno impegnando con l'obiettivo di trovare l'assetto migliore e più adeguato alle variegate situazioni che presentano le strade europee. Affiancati alle prove in circuito, anche una lunga serie di test su strada, condotti con due esemplari di Stingray sulle strade del vecchio continente, per metterle alla prova sul maggior numero di percorsi possibile. Queste procedure di test, secondo la casa, rientrano nel normale programma di General Motors di controllo della qualità, che viene seguito per ogni nuovo modello Chevrolet prima della vendita in Europa. Quello che in Europa molti non sanno, invece, è la stranezza dell'origine del nome Chevrolet, che si legge alla francese con la che iniziale, che si pronuncia come se fosse che, perché fu proprio uno svizzero, Louis Chevrolet, a fondare nel 1911 a Detroit la fabbrica di auto, poi assorbita dal gruppo General Motors. Oggi Chevrolet vende quasi 5 milioni di veicoli ogni anno, in oltre 140 paesi.